Dario il Grande avviò i preparativi per una terza spedizione contro le polis elleniche, ma morì nel 486 a.C. I greci tirarono un sospiro di sollievo alla morte del loro potente nemico, ma il peggio doveva ancora venire. Il successore di Dario al trono reale di Persia fu suo figlio, Serse I. Il nuovo sovrano doveva decidere se continuare la guerra contro la Grecia. Si consultò con i suoi consiglieri, tra cui c'era anche l'ambizioso Mardonio, che aveva condotto la prima disastrosa spedizione nel 492. Alla fine, il desiderio di emulare le conquiste dei suoi antenati e di vendicare la sconfitta di suo padre ebbe il sopravvento. Nel giro di 3 anni fu preparata un'imponente invasione. L'armata e la flotta che vennero approntate erano la dimostrazione tangibile di quanto fosse potente e ricco l'impero persiano. Stando a quanto narra Erodoto, dall'Asia partirono 3.000 navi e più di 2 milioni di uomini. Il resoconto fornito da Erodoto non è del tutto attendibile. Probabilmente lo storico esagerò sulla consistenza dell'armata persiana. Nel descriverla utilizzò uno schema tipico della poesia epica, quello del catalogo. Non si limitò a fornire dei numeri, ma elencò tutte le truppe, contingente per contingente, spiegando da quale parte dell'impero provenivano. Dal punto di vista logistico, i preparativi furono altrettanto sorprendenti. Per evitare il tempestoso capo del Monte Athos, fu scavato un canale nella penisola calcidica. Vennero allestiti dei punti di rifornimento lungo la strada che l'esercito doveva percorrere. Fu anche predisposto un ponte di barche per permettere alle truppe di passare l'Ellesponto, l'attuale stretto dei Dardanelli. Nella primavera del 480, l'esercito persiano partì da Sardi alla volta della Grecia. La minaccia di un esercito così imponente terrorizzò le città-stato greche. Era chiaro che lo scopo non era più quello di compiere un'incursione punitiva contro Atene, ma di conquistare l'intera Grecia. Di fronte all'imminente invasione, i rappresentanti di molte polis greche decisero di radunarsi presso l'istmo di Corinto. Capirono di essere uniti da uno scopo comune e che solo alleandosi avrebbero potuto respingere i persiani. I greci erano determinati a mantenere la propria indipendenza e a non finire assoggettati a un tiranno straniero. Così accantonarono le rivalità interne e costituirono la cosiddetta Lega Panellenica, guidata da Sparta. Il piano greco inizialmente prevedeva di bloccare l'avanzata persiana in Tessaglia, nella Grecia settentrionale. Ma quei luoghi si rivelarono inadatti a essere difesi. Fu così deciso di arretrare la linea difensiva fino al passo delle Termopili, mentre la flotta fu inviata al Capo Artemisio, sulla punta settentrionale dell'Eubea. Nel frattempo, le truppe persiane stavano avanzando sia per terra che per mare. Passato l'Ellesponto, l'esercito penetrò in Macedonia e poi in Tessaglia. Mentre via mare i greci erano riusciti a tenere testa ai persiani, sulla terraferma la situazione era più difficile.